precedente. Vediamo per letti chi è favorevole. Approvazione. Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Tutti presenti approvano. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco. Allora, due o tre comunicazioni da parte mia. Ricordo ai presenti che sono in corso le riprese audio e video della seduta del Consiglio Comunale. La regolare domanda è stata presentata. Ringrazio particolarmente i capigruppo, anche se due di questi non sono presenti, però poi a parte, per la disponibilità e la comprensione che hanno dimostrato, perché sono state organizzate delle riunioni anche molto velocemente per preparare questo Consiglio Comunale, quindi apprezziamo tutti molto la loro disponibilità, la loro collaborazione. Una terza cosa, vi do lettura di una comunicazione per il Consiglio Comunale per tramite del suo Presidente da parte del ragioniere Agostino Puso, che ha terminato il mandato a febbraio. Signor Presidente, il giorno 15 del mese di febbraio è venuto a cessare il mio incarico di revisore unico presso il codesto comune di Musile di Piave. Desidero esprimere a lei e ai signori consiglieri comunali e ai quelli che hanno preceduto i miei più vivi ringraziamenti per la fiducia accordatami nello svolgimento del mio incarico. Colgo l'occasione per esprimere la mia gratitudine all'apparato burocratico nella intera sua composizione ed in particolare l'ufficio ragioneria, tributi, segreteria, personale, tecnico, anagrafe e vigili per la fattiva collaborazione in termini di professionalità, competenza, disponibilità e gentilezza prestata. Auguro al suo Consiglio Comunale un proficuo lavoro per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che si è prefissato a beneficio di codesto comune di Musile di Piave. Porgo più cordiali saluti, Sastino di Venza, 15 febbraio 2013, ragioniere Agostino Puso. Con l'occasione auguriamo buon lavoro alla dottoressa Bressane, che è qui presente oggi. Buonasera dottoressa, che poi darà anche supporto all'assessore Susanna per un successivo punto all'ordine del giorno, che è stata incaricata come nuovo revisore unico presso questo comune. Lascio la parola al sindaco, che anche lui deve una comunicazione. Sì, buonasera a tutti. Volevo dare comunicazione inerente al PAT, in particolar modo all'adozione, quindi il piano di assetto territoriale del territorio PAT, documento che pianifica lo sviluppo del Paese nel prossimo decennio, è strumento fondamentale per il governo del territorio e del futuro di Musile, è stato approvato in via definitiva dalla conferenza dei servizi decisoria che si è riunita a Venezia lo scorso 12 marzo. La conferenza dei servizi, nel validare il percorso progettuale fatto dall'amministrazione comunale, si è pronunciata anche sulle osservazioni che sono state presentate dai cittadini e operatori durante tutta la fase di deposito e pubblicazione dei documenti di piano dopo la sua adozione, confermando quanto già indicato nelle controdeduzioni votate da questo Consiglio Comunale nel mese di settembre dell'anno scorso. Ricordo che l'approvazione definitiva del PAT, che tra l'altro è una delle prime che interviene nell'ambito dell'intero Veneto orientale, quindi un ringraziamento particolare anche alla struttura tecnica per questa priorità che è stata data, è avvenuta dopo un lungo processo di concertazione con tutti i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio. Processo che è stato avviato dall'amministrazione precedente e proseguito dall'attuale e costituisce il primo e fondamentale strumento con cui la pianificazione comunale viene adeguata alle disposizioni della legge regionale urbanistica numero 11. Recentemente la Giunta Provinciale di Venezia, con propria delibera del 20 marzo, ha ratificato il verbale della conferenza dei servizi del 12 marzo, come ricordavo, e ora con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione sul BUR numero 31, avvenuta in data 5 aprile 2013, il PAT risulta pienamente efficace. L'amministrazione è impegnata nel proseguio dell'attività per dare attuazione alle scelte strategiche del PAT stesso mediante la stesura del piano di interventi, che dovrà definire in modo dettagliato le trasformazioni del territorio da realizzarsi in un tempo determinato, 5 anni,
attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi, del tipo. In questo particolare momento di crisi e difficoltà economica del Paese che colpisce anche il nostro territorio, risulta fondamentale l'azione della pubblica amministrazione, che dovrà fare quindi uno sforzo particolare per recepire le necessità e le richieste provenienti dai cittadini, finalizzate a promuovere, valorizzare e favorire iniziative e progetti da sviluppare anche parallelamente alla stesura degli strumenti urbanistici e che dovessero presentarsi in quali occasioni di sviluppo del territorio nel nostro comune. A breve saranno quindi avviate procedure di evidenza pubblica in tal senso, cui potranno partecipare proprietari e operatori interessati per valutare proposte di intervento che risulteranno idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana e ambientale definiti dallo stesso patto. Grazie signor Sindaco, non ci sono altre comunicazioni. Passiamo al terzo punto quindi dell'ordine del giorno, domande d'attualità. C'è una domanda pervenuta dal consigliere Cassarà, se vuole dare lettura della sua domanda d'attualità, alla quale poi risponderà l'assessore. Grazie, buonasera a tutti. La domanda è in riferimento al capo 4, articolo 29, regolamento del Consiglio Comunale, domanda di attualità. Oggetto, destinazione del 5 per 1000 dell'IRPEF al Comune di Appartenenza. Il regio signor Sindaco, una presente, le invito a prendere atto di quanto segue. Premesso che la destinazione per la cella del 5 per 1000 dell'IRPEF viene effettuata dal contribuente in fase di dichiarazione di redditi, considerato che allo stato attuale molti cittadini sono in condizioni di povertà relativa per effetto della crisi economica, il sottoscritto consigliere comunale chiede al signor Sindaco e all'assessore competente se cotesta amministrazione comunale intende comunicare a tutti i cittadini, informandoli e sensibilizzandoli sulla possibilità di destinare al comune una quota pari al 5 per 1000 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al fine di realizzare interventi a sostegno delle fasce più deboli della popolazione in situazioni di disagio economico e abitativo, anche a causa della perdita del proprio lavoro. Il comune riserverà l'intero introito ai servizi sociali e alle famiglie indigenti. Alla presente si chiede risposta scritta. Grazie consigliere, alla parola l'assessore Tamai. Sì, grazie, buonasera a tutti. Allora, le leggo la risposta scritta, rispettabile consigliere, in riferimento alla sua domanda di attualità, con la presente desidero comunicare che l'amministrazione comunale da anni ha attivato un progetto di sensibilizzazione di destinazione del 5 per 1000 a favore di progetti sociali comunali, attraverso l'informazione capitale ai cittadini del Comune di Museventiale. L'indirizzo per l'anno 2013 è quello di ampliare tale informazione modificando il volantino che è stato utilizzato per comprendere in questo progetto di sensibilizzazione anche le associazioni di volontariato non profit che operano sul territorio del Comune e che ugualmente devono essere riconosciute e sostenute. Qui le allego anche il volantino nuovo che abbiamo fatto, certo di aver esaudito ogni dubbio, colgo l'occasione per porgere gli stessi saluti. Vorrei anche aggiungere che se eventualmente il consigliere che sarà fosse passato per gli uffici, avrebbe visto che già da più di 4 anni, già con l'amministrazione precedente, avevamo sensibilizzato i cittadini di destinarci per dire il territorio. E quest'anno l'abbiamo proprio allargato alle associazioni, perché abbiamo sentito più di qualche associazione che con 5 per 1000 riesce ad incamerare qualcosina per poter lavorare, e sappiamo che le associazioni sono il braccio forte di questa amministrazione, quindi abbiamo fatto un volantino che le raggruppi e che invita i cittadini a lasciare i soldi nel nostro territorio, non solo al comune ma anche alle associazioni. E per quanto riguarda il comune abbiamo un progetto che va a andare negli uffici e trovare il progetto per il sociale, che riguarda il sociale. Prendo anche l'occasione per ringraziare gli uffici, i servizi sociali, che hanno lavorato in modo egregio e che su ogni nostra richiesta portano capillarmente avanti tutti i nostri progetti. Grazie. Consigliere Cassarà? Sì, grazie per la risposta. Io ho visto il manifestino in un secondo, in una fase successiva, quando ho fatto poi la domanda di attualità. Però, secondo me, questo manifestino dovrebbe essere divulgato un po' a tutte le famiglie, cosa che io non ho visto all'interno del nostro comune sulle cassette postali. Questo è il fatto.
è come se avessi scoperto la scoperta dell'America e dopo 700 anni è arrivato qualcuno da divulgata, no? Per cui questo manifestino va dato, va data maggiore informazione, altrimenti la gente non è a conoscenza. Posso capire che anche le associazioni magari lo sappiano perché vengono informate direttamente, hanno più rapporti con l'amministrazione comunale, ma il normale cittadino non conosce l'esistenza di questo manifestino. Io ho parlato con molta gente e nessuno lo sa. Per cui una maggiore informazione sarebbe utile per un maggiore introito anche per l'amministrazione comunale, appunto per devolverlo alle fasce più deboli in questo senso. Per cui io auspico che ci sia una maggiore informazione. Non so se siamo ancora nella tempistica, però forse si potrebbe fare. Grazie. Grazie consigliere, una precisazione da parte del sindaco. Sì, non so se volutamente o non volutamente ho sentito l'intervento dell'assessore Tamai che le associazioni sono un valore aggiunto di questa amministrazione, del territorio, per il territorio. Penso volesse intendere questo e credo sia un chiarimento per il consiglio comunale che ci ascolta. Ovviamente le associazioni hanno la loro indipendenza, ma rispetto alla domanda credo che abbiano appunto un'importanza talmente importante, diciamo, in questo momento soprattutto storico economico, che non possiamo prescindere toccando solo l'amministrazione comunale. Ricordo il consigliere che molte di queste associazioni che lavorano e operano nel sociale, come lei giustamente scrive, e poi nel diffondere le eventuali risorse, siano comunque oggi di assoluta vitalità queste risorse che entrano in queste casse delle nostre associazioni, per cui non possiamo solo ed esclusivamente indirizzare all'amministrazione comunale, come lei ha scritto, destinare al comune, ma dobbiamo, come giustamente ha detto il nostro assessore, estendere all'amministrazione comunale che poi può rifonderle al sociale, ma a tutte le associazioni che operano nel sociale, nell'attività sociale, appunto perché queste sono già una linfa importante per tutto questo territorio e quindi non possiamo escludere magari indicando a destinare uno piuttosto che l'altro. L'amministrazione deve promuovere, giustamente come ha detto lei, ma tenendo presente che vi sono veramente di molte persone, fortunatamente a Mugire, che dedicano il loro tempo per chi è meno fortunato e questi hanno pari dignità, quindi non solo all'amministrazione, ma se magari poi viene data copia ai consiglieri del nostro volantino potrà anche evidenziare che questa pubblicità, questa giusta pubblicità che deve essere data, come lei giustamente diceva, deve essere data al territorio comunale in tutta la sua ampiezza, associazioni esistenti comprese, non solo esclusivamente al comune come lei, secondo me, erroneamente ha scritto. Grazie, abbiamo esaurito le domande di attualità. Passiamo quindi al vivo del Consiglio. Il quarto punto all'ordine del giorno è approvazione del rendiconto esercizio finanziario anno 2012. Presidente Simiele, se per cortesia può dare lettura del verbale di questo punto all'ordine del giorno della prima commissione, grazie. Sì, buonasera. Visto il rendiconto della gestione dell'anno 2012, rispettato il patto di stabilità ed avendo osservato il limite di indebitamento, si prende atto che non esistono debiti fuori bilancio alla data del 31 dicembre 2012. Vengono forniti chiarimenti da parte del dottor Mion a fronte dei quesiti posti dal consigliere Cassarà. La Commissione esprime un parere favorevole da parte di Stefano, Gruppo e Simiele. Si astengono i consiglieri Diamon e Cassarà. Grazie Presidente. Questo punto all'ordine del giorno viene presentato dall'assessore Susanna, che si avvale di una tecnologia moderna di slide. Speriamo che funzioni. Non so se sia richiesta la collaborazione della dottoressa Bressane, caso. Bene, grazie assessore. Può andare così? Speriamo.
657.230,49 euro, che più avanti con una slide andremo ad analizzare nella sua composizione. Però prima di iniziare appunto con questa presentazione volevo soffermarmi su alcuni punti a mio avviso molto importanti. Allora, innanzitutto la gestione finanziaria dell'ente è migliorata rispetto al 2011. Questo vuol dire che abbiamo pagato meno di quello che abbiamo introitato e questo ha consentito un aumento della giacenza di cassa che è passata da 1.961.417 al 1 gennaio 2012 a 2.478.900 euro al 31 dicembre 2012. Il secondo punto è che rispetto alla spesa corrente stanziata sono state realizzate delle importanti economie. Devo però anche aggiungere che queste economie si sono manifestate in un momento successivo rispetto alla delibera di assestamento del bilancio e quindi non ci erano note nel momento in cui abbiamo appunto assestato il bilancio e soprattutto nel momento in cui sono state adottate anche altre delibere che hanno inciso sui tributi. Queste economie sono per lo più la diminuzione delle rette per il ricovero degli anziani per euro 36.000 per l'effetto del decesso di un assistito e della presa in carico da parte dell'unità sanitaria locale di un altro assistito. La diminuzione della spesa per il ricovero di 3 minori che sono stati imprevedibilmente dimessi e questo ha comportato un risparmio di 65.000 euro e una diminuzione della spesa del personale di 60.000 euro per effetto della mancata sostituzione di dipendenti cessati nel corso dell'esercizio che in realtà sono state anche fatte le procedure per le assunzioni ma poi non si è proceduto all'assunzione appunto abbiamo realizzato questa economia. Entrate proprie, cioè quindi il titolo primo e il titolo terzo delle entrate, sono state previste ed accertate in maniera corretta, tant'è che abbiamo una percentuale di accertato rispetto allo stanziato del 99,58%, quindi sostanzialmente una previsione quasi perfetta. E di queste entrate accertate è già stato ad oggi riscosso il 78%, quindi anche qua una percentuale estremamente elevata. A dimostrazione del fatto che queste entrate accertate sono sostenute da documenti e da giustificativi effettivi. Per quanto riguarda poi le entrate dei trasferimenti erariali, abbiamo una percentuale di accertato rispetto allo stanziato addirittura superiore al 100%, di poco, ma superiore al 100%. Anche qua una dimostrazione di come le entrate siano state previste in maniera corretta. E noi sappiamo che, almeno diciamo, quelli più addetti ai lavori sanno che tutte le, come si può dire, i problemi dei bilanci comunali stanno proprio nelle entrate, perché mentre vi è certezza della spesa, l'entrata viene a volte sovrastimata per far quadrare i conti. I numeri che vi ho dato dimostrano che non solo queste entrate sono state previste correttamente, ma sono anche sostenute da dei crediti certi. Per quanto riguarda il bilancio nella sua diciamo, specificità, mi voglio aiutare da queste schede, così mi è più facile parlare di questi numeri. Allora, gli obiettivi che abbiamo raggiunto nel 2012 attraverso il bilancio consuntivo sono il rispetto del patto di stabilità, cosa che di questi tempi non è assolutamente semplice per gli enti locali e ne abbiamo sicuramente sentito parlare dai giornali, il rispetto dei limiti di indebitamento dell'ente e del divieto di indebitamento per spese diverse da quelle di investimento, il contenimento e la riduzione della spesa di personale e dei vincoli sulle assunzioni, abbiamo avuto un attento monitoraggio delle spese e un'estrema attenzione alla parte fissa della spesa. Qui verifichiamo, appunto, questo è un prospetto che ho rubato dalla relazione del revisore e sono la verifica del rispetto al patto stabilità. Qua quello che ci interessa vedere al di là del tecnicismo è che il comune ha pagato 789.000 euro di spese del titolo secondo, quindi un importo consistente e su questo abbiamo avuto un'economia di 305.000 euro. No, questo, i numeri di bilancio che avete visto sono 5.784.000 euro, 5.320.000 euro. L'importo pagato è 789.000 euro.
e appunto qua abbiamo la verifica del rispetto del patto e la verifica appunto del rispetto dell'obiettivo programmatico per il 2012 per questo ente. Sì, sì, si viene fatto così. Come? Migliaia di euro. Sì. Viene, per semplicità il patto di stabilità viene spiegato così, comunque sono migliaia di euro, vengono messi le migliaia. Il risultato di amministrazione, come abbiamo detto, sono 657.230,49 euro, un importo che sembra estremamente elevato. In realtà, abbiamo questo avanzo formato per 106.829 euro da fondi vincolati, sono fondi vincolati alla certezza delle entrate. In particolare abbiamo stanziato un fondo svalutazione per crediti IMU, poiché rispetto all'importo indicato a bilancio abbiamo riscosso meno di quello che abbiamo previsto. Allora agli uffici ho chiesto di verificare il motivo di questa differenza e da una prima analisi, che comunque è stata abbastanza diciamo veloce, perché poi la procedura di accertamento verrà avviata dagli uffici dopo due anni, perché si lascia il tempo per il contribuente di aderire eventualmente a procedure come ravvedimento operoso ed altre cose, e quindi diciamo si inizia dopo. Però al momento hanno già fatto un controllo e sembrerebbe che una gran parte sia dovuta ad evasione. Ovviamente questo dato non stupisce, i tempi sappiamo quelli che sono, sicuramente qualcuno avrà avuto delle difficoltà a pagare l'IMU e quindi prudentemente abbiamo deciso di accantonare un fondo di 100.000 euro per coprire eventuali differenze. C'è da dire però che ipotizziamo che ci sia anche un errore di stima, sebbene ridotto, che chiaramente non è imputabile agli uffici perché sappiamo che è il primo anno di applicazione dell'IMU, sappiamo quante norme si siano succedute relativamente a queste imposte, quindi quali siano state le difficoltà per gli uffici di quantificare questo valore. E sappiamo anche che anche le stime, e soprattutto queste del governo centrale in materia di IMU e in entrate ai comuni, sono state abbastanza aleatorie, cioè hanno cambiato i dati parecchie volte, quindi è plausibile che vi sia anche, oltre ad un mancato introito per effetto dell'evasione, vi sia anche un mancato introito dovuto appunto ad una differenza di stima. C'è da dire che 100.000 euro abbiamo ritenuto sufficiente perché qualora si trattasse di evasione i contribuenti saranno tenuti anche al versamento delle sanzioni e degli interessi e quindi l'entrata corrispondente all'IMU è destinata ad aumentare se effettivamente si tratta di evasione come è stato ipotizzato dagli uffici. Poi abbiamo il fondo di svalutazione residui ante 2007 di cui avevamo già parlato in fase di assestamento del bilancio di 6.829 euro che riguarda i residui ante 2007. E quindi quei residui che sono un po' più datati e che sono stati mantenuti perché supportati da un titolo dopo il riaccertamento, ma per il quale la legge ci obbliga ad accantonare un fondo di svalutazione. Abbiamo poi questo importo di 428.891 euro, che sono fondi vincolati in conto capitale. Si tratta di somme che avevamo a residuo per crediti incassati dall'ente ma mai destinati ad uno specifico intervento. Si trattava di un intervento che non è mai stato realizzato e queste somme giacevano tra i residui senza alcuna destinazione. Abbiamo valutato con gli uffici che stanno predisponendo un elenco degli interventi che si potranno fare e quindi abbiamo riesumato questi residui a fronte appunto di contropartita d'avanzo per 388.556 euro e che destineremo col bilancio di previsione a degli interventi. Infine abbiamo il fondo non vincolato, cioè diciamo vogliamo dire l'avanzo vero e proprio di 121.509 euro che più o meno è pari a quelle economie di spesa che ho detto in premessa, cioè quindi quegli importi che abbiamo visto prima. Quindi è un bilancio che, come dovrebbe essere diciamo, il bilancio di un ente comunale, che ad esclusione appunto di quelle economie conosciute dopo l'assestamento è sostanzialmente in pareggio.
Andiamo ora a vedere il risultato di competenza. Risultato di competenza e risultato dell'anno. Vediamo che qua abbiamo realizzato un avanzo di 54.934 euro. Questo è un risultato molto importante perché dimostra che la gestione dell'ente è sostanzialmente in equilibrio e quindi che a fronte di 7.208 euro di entrate abbiamo speso, diciamo abbiamo impegnato 7.153 euro di spese e quindi abbiamo un risultato positivo. Qui ho preparato questa slide con un monitoraggio delle entrate e delle spese tra il 2011 e il 2012 per verificare che la spesa corrente, questo è un elemento molto importante, è diciamo, l'obiettivo a cui dovrebbero orientarsi tutti i comuni, ha avuto una riduzione di 183.931 euro. Quindi la spesa ripetitiva dell'ente è diminuita. Le entrate correnti sono aumentate di 206.000 euro, principalmente per ovviamente l'IMU. Le spese in conto capitale sono diminuite di 455.000 euro e qui è ovvio che anche nel, diciamo, si cerca di essere diciamo, previdenti e anche nelle migliori famiglie credo che quando le risorse iniziano a scarseggiare si tende a tagliare sulle spese diciamo più importanti e qui in questo caso abbiamo visto che c'è anche una riduzione sulla spesa corrente, quindi insomma l'ente si è indirizzato verso una riduzione della spesa. Le entrate da trasferimenti sono aumentate in questo prospetto, ma in realtà poi vedremo negli altri che non è esattamente così il ragionamento, soprattutto per quanto riguarda i trasferimenti radiali. Le entrate da mutui sono diminuite di 100.000 euro perché nel 2011 era stato contratto un mutuo, nel 2012 non sono stati contratti nuovi mutui e quindi ovviamente non abbiamo avuto nessuna entrata con questa voce. Il rimborso di mutui è aumentato perché nel corso dell'esercizio c'è stato quel decreto che avevamo già visto in fase di assestamento che obbligava gli enti a ridurre il debito a meno che appunto non accettasse diciamo, una riduzione dei trasferimenti. Noi abbiamo ridotto un mutuo che era leggermente superiore rispetto all'importo che c'era stato indicato con il decreto e quindi per questa voce abbiamo un importo un po' più grande, ma non per il rimborso delle quote di ammortamento annuali, ma per la riduzione, per l'estinzione anticipata del mutuo. Qui abbiamo indicato anche il contributo per due mesi a costruire, diviso per la parte imputata a parte corrente e quella imputata a parte capitale, perché questo è un elemento che appunto ha caratterizzato un po' tutti i comuni dove si è vista una contrazione forte degli oneri di urbanizzazione. Quindi a parte corrente abbiamo avuto 97.000 euro in meno rispetto al 2011 e a capitale 33.980 euro. Allora, qui c'è una classificazione delle principali entrate tributarie, anche qua distinte tra 2011 e 2012. Allora, vediamo il grande incremento ICI-IMU di 978.000 euro per effetto della diciamo, differenza che c'è tra IMU e ICI, cioè sono due imposte diverse che comportano un gettito di tipo diverso e che per il 2013 sarà ancora più elevato perché cambia la distribuzione per gli enti dell'IMU. Gli ICI anni pregressi sono gli importi derivanti dagli accertamenti dell'ICI, abbiamo 10.000 euro in più rispetto al 2011. L'addizionale consumo energia elettrica non c'è più, quindi ovviamente nel 2012 l'importo è zero. L'addizionale IRPEF è aumentata di 230.000 euro, la compartecipazione IVA è diminuita di 31.000 euro e per il 2013 non ci sarà più la compartecipazione IVA. L'imposta sulla pubblicità ha una lieve riduzione, la TOSAP un leggero aumento, le pubbliche affissioni non le consideriamo neanche, il fondo sperimentale di riequilibrio, cioè vale a dire trasferimenti da parte dello Stato, una riduzione di 576.706 euro. Quindi possiamo affermare che ciò che ha salvato diciamo, le nostre entrate, quindi le risorse che ci consentono di mantenere i servizi della pubblica amministrazione per questo comune, è stato senz'altro l'imposta locale, l'IMU. E tra l'altro il nostro aumento è stato anche quasi per la metà assorbito dalla riduzione dei trasferimenti.
Questi sono i trasferimenti correnti dallo Stato, il titolo secondo delle entrate, e qui vediamo che abbiamo, quello che sicuramente balza subito agli occhi è tanto dal 2010 al 2012 la fine che hanno fatto i trasferimenti statali, da quasi 2 milioni di euro a 52 mila. Per la regione abbiamo avuto un andamento 282 mila nel 2010, 398 nel 2011 e 271 nel 2012, comunque anche qua una riduzione. Altri enti meno 16.164, una riduzione algebrica di 133.769 euro per il titolo secondo. Per le entrate extra tributarie, quindi tutto ciò che non è sanzione, abbiamo una diminuzione complessiva di 131.045 rispetto al 2011. Quindi anche qua abbiamo avuto una contrazione delle entrate derivanti dalle cose che non c'entrano con le imposte sostanzialmente. Ovviamente abbiamo una riduzione sull'asilo nido perché è diminuita la frequenza da parte dei bambini all'asilo nido, quindi abbiamo una riduzione delle entrate derivanti da questo. I proventi di altri servizi pubblici sono anche questi leggermente diminuiti. Le violazioni al codice della strada sono rimaste costanti come accertamenti, come riscossioni invece l'andamento non è stato così. Nel 2012 abbiamo incassato meno, però tutte le somme sono iscritte correttamente al ruolo e quindi sono supportate anche queste da dei titoli certi. Quindi abbiamo una diminuzione totale del titolo terzo di 131.045 euro. Per le entrate in conto capitale, anche qui vediamo che la diminuzione in questo caso è abbastanza, come somma algebrica è abbastanza ridotta. Quello che sicuramente vale la pena di evidenziare sono le concessioni edificare e gli oneri di urbanizzazione che si sono praticamente dimezzati. Quindi ovviamente questo è attribuibile alla crisi del mercato dell'edilizia, quindi però è un'entrata importante di tutti i comuni e anche del nostro, e questo è sicuramente un dato da verificare. E qui appunto l'onere di urbanizzazione, vediamo che l'andamento, si vede che appunto l'andamento dal 2010 in avanti è sicuramente ridotto, e quindi anche la parte di questi oneri che abbiamo potuto destinare a spesa corrente. Ecco, l'indebitamento da mutui, anche qua è stato, come abbiamo detto, è stato ridotto, l'importo sembra più elevato, ma in realtà non lo è per i motivi che vi ho detto prima, perché c'è stata un'estinzione anticipata. Sicuramente l'importo, e speriamo che sia un aspetto sul quale si riuscirà a lavorare, sono gli oneri finanziari, comunque le quote rimborsate, le quote di ammortamento, che sicuramente sono sostanziose, sono dei mutui che sono stati ovviamente contratti in anni passati, non in questo, ma che in qualche modo vedremo magari attraverso delle rinegoziazioni se si riuscirà a diminuire questi importi, anche se la rinegoziazione di per sé stessa non elimina il problema, ma semmai lo potrà più a lungo nel tempo. Ecco qua, allora, questo è un grafico che ci dice una cosa abbastanza interessante dal mio punto di vista, cioè che il 59% delle entrate per 4.293.000 euro nel suo complesso proviene dai privati. Cioè, quindi in questo caso vediamo che si tende sempre di più verso un'autonomia impositiva dell'ente, quindi la capacità si cerca da parte del governo centrale di indirizzare gli enti attraverso un'imposizione propria, e quindi verso un federalismo che però poi non è supportato da altre cose, perché allora se dobbiamo autotassarci, a quel punto sarebbe opportuno forse tenersi anche le altre entrate, anche le altre imposte che vengono versate dai cittadini e non solo l'IMU. Le principali voci di gestione caratteristica, quindi di spesa, abbiamo la diminuzione del personale di cui abbiamo già parlato, un leggero aumento dell'acquisto di beni di consumo e materie prime, sono diminuite le prestazioni di servizi, dove per prestazioni di servizi ovviamente si intendono non i servizi di terzi, si intendono tutti i servizi relativi, cioè tutto quello che non entra nelle voci di acquisto di beni personale, utilizzo beni di terzi per quanto riguarda la spesa corrente, va a finire in un unico calderone che si chiama prestazioni di servizi, però è una macro voce che comprende un po' tutto.
Per quanto riguarda la composizione della spesa corrente, qua si evidenzia che la maggior parte della nostra spesa, il 36%, è relativa ovviamente all'amministrazione, gestione e controllo, quindi personale e rimborso di mutui, mentre per quanto riguarda l'altra voce importante nostra è il settore sociale. Questo è identificativo della politica da sempre adottata da questa amministrazione, che ha una particolare attenzione nei confronti del sociale, e quindi la maggior parte della spesa è concentrata in questo settore. Ovviamente ci sono delle voci che per noi al momento non hanno senso, e penso anche in futuro: il turismo, la giustizia. Beh, la giustizia forse l'anno prossimo cambierà qualcosa. Sviluppo i servizi produttivi e la viabilità e i trasporti è una voce importante, comunque, e insomma questo è il grafico dove appunto si vede com'è distribuita la spesa corrente per il nostro ente. La variazione complessiva delle entrate e delle spese è di 563.966, quindi anche questo è una scheda che ci dimostra alla fine che per quanto riguarda le spese abbiamo avuto una contrazione di 563.966, mentre per le entrate un aumento di 200.828 euro. Quindi chiaramente da qua, con questa slide, diciamo, si dimostra che a fronte di un aumento delle entrate abbastanza, diciamo, contenuto di 200.828, perché qua si considera tutto, entrate tributarie e tutto, c'è stata una contrazione di più del doppio della spesa. E quindi, ripeto, questo è motivo, diciamo, deve essere motivo di orgoglio per questo ente, perché una contrazione della spesa doppia rispetto alle entrate è sicuramente un obiettivo raggiunto positivo. E qua veniamo a questa scheda che... qui sono stati calcolati degli indici, sono degli indici che vengono utilizzati per l'analisi dei bilanci degli enti locali, che dimostrano questo. Allora, il grado di autonomia finanziaria ci dice quanto l'ente è in grado di procurarsi da solo, quindi di non essere dipendente da parte del governo. E qui vediamo, proprio per effetto della diminuzione dei trasferimenti statali, che questo grado di autonomia finanziaria è passato da un 58,26%, vuol dire che sostanzialmente metà delle risorse erano prodotte, diciamo, dall'ente e metà delle risorse arrivavano dallo Stato, al 94,12%. Di pari passo ovviamente è aumentata l'autonomia impositiva, cioè quindi le entrate tributarie sono quelle che sostengono il bilancio comunale. La pressione tributaria pro capite, per i motivi che abbiamo detto più volte, che ho ripetuto più volte, è aumentata. Però è aumentata innanzitutto sulla base di uno studio della CGA, delle associazioni dei commercianti. La pressione tributaria in Veneto è intorno ai 450 euro. Quindi la pressione tributaria del Comune di Musile è ancora, per carità, è una pressione tributaria importante rispetto a quella che c'era nel 2010, però non è, è sotto la media. L'intervento erariale è diminuito, anche questo è pro capite, da 167 euro a 4,55 euro ad abitante. Quindi anche qui, insomma, direi che su questo punto ci siamo abbastanza capiti dell'andamento di questa cosa qua. Per quanto riguarda la rigidità della spesa corrente, questa è anche un'altra percentuale importante, perché al diminuire di questa percentuale aumenta la discrezione da parte della Giunta e del Consiglio di prendere delle decisioni per il bilancio. Cioè, più alta è questa percentuale, meno il Consiglio Comunale, la Giunta, può prendere delle decisioni sulla destinazione della spesa. Al calare di questa percentuale c'è una discrezione un po' più ampia. Insomma, è una percentuale non consistente, però l'obiettivo sarà quello di rendere la spesa corrente, quindi il peso della spesa corrente, inferiore, in modo da poter aumentare la possibilità di gestire le risorse in maniera diversa. Spesa corrente, ovviamente, qua il rapporto è tra spesa del personale e quote di ammortamento dei mutui, che sono le spese fisse importanti degli enti locali. Qui ho fatto
fatto un dettaglio degli investimenti attivati in conto capitale, qua eventualmente se poi vorrà intervenire l'assessore Persico, comunque sono, nonostante i tagli che abbiamo visto, nonostante comunque ci sia una spesa corrente da mantenere e nonostante tutto ci sono stati attivati degli interventi, ne sono stati ultimati altri e quindi comunque la dimostrazione è che comunque questa amministrazione, questo bilancio ha consentito comunque di destinare una parte di spesa degli interventi, una parte di questi sappiamo essere sostenuti da finanziamenti, da finanziamenti che non sono, non sono comunali, comunque questo è il ragionamento. Ecco, io adesso avrei ultimato e passerei la parola alla dottoressa Bressan. Chiedo solo una cosa, siccome la dottoressa Bressan si è gentilmente è venuta qui, vorrei che lei facesse il suo intervento, se ci sono prego. Scusate, bisogna anche le formalità per la registrazione, la parola al consigliere Carpenelli. Questi qua? Sì, ecco, l'anno di riferimento di questi numeri indice che sono percentuali, potete parlare? L'anno di che senso una cosa? Scusi, ci vuole il microfono, scusi consigliere, il microfono, grazie. Scusa, sto chiedendo, per capirci qualcosa, si parla del 2010 con 58.6%. Sì? A cosa si riferisce con 58.6%? Beh, per esempio, il grado di autonomia finanziaria è il rapporto tra le entrate del titolo 1 e i primi tre titoli delle entrate. Sono dei rapporti fatti sui bilanci di tutti gli anni. Ma adesso è perché vedo che ha evidenziato poi il 91.53% dovuto al fatto che lo Stato è un autoritato. Tra l'altro, volevo solo dire fare una considerazione. Mi sono permessa di calcolare questi indici anche per i comuni limitrofi, visto che non è sempre vero che il giardino dei vicini è più verde. In effetti, allora, per dire la pressione tributaria del comune, aspettate che mi sono presa due appunti, comunque Jesolo ad esempio ha una pressione tributaria per capita per il 2012, per il 2011 e quindi perché il 2012 non l'hanno ancora approvato, però sicuramente il 2012 per loro è più elevato perché l'IMU è stata un'entrata più alta per tutti, di 880 euro pro capite. Il comune di San Donà invece ha approvato ieri il bilancio e hanno una pressione tributaria pro capite per il 2011 di 415,89 euro e per il 2012 di 431,72 euro, per carità di poco ma sempre superiore a Musile. Meoro ha per il 2012 378,98 euro, un po' meno rispetto a noi. Comunque, ripeto, il dato importante è che comunque rispetto alla media nazionale e soprattutto rispetto alla media del Veneto, noi siamo ancora al di sotto. Passo la parola alla dottoressa adesso. Grazie per la parola alla dottoressa Susanna, porto il mio saluto al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e a tutti i consiglieri. Buonasera, quindi io sono stata nominata a febbraio a seguito della novellata procedura di estrazione dei revisori degli enti locali, che prevede appunto l'estrazione da parte della Prefettura da un elenco di revisori aventi i requisiti tenuto presso il Ministero dell'Interno. Vi elenco i controlli che ho effettuato sul consuntivo 2012, che in particolare hanno riguardato la corrispondenza dei dati e del rispetto delle regole di principi contabili, nonché la corrispondenza dei risultati con le norme di legge. Per quanto riguarda la prima tipologia di controlli, evidenzio quanto di seguito. Le risultanze del conto del tesoriere corrispondono con gli incassi e i pagamenti risultanti dal conto del bilancio. Vi è equivalenza delle previsioni degli accertamenti di entrata con le previsioni di impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi conto terzi e sono stati correttamente adempiuti gli obblighi relativi alla dichiarazione annuale IVA, IRAP e sostituti di imposta. Per quanto riguarda la seconda tipologia di controlli, il risultato della gestione di cassa corrisponde a quanto riportato dal tesoriere. Il risultato della gestione di competenza e quindi la differenza tra accertamenti di competenza e impegni di competenza risulta positivo, come già anticipato dall'assessore bilancio, la dottoressa Susanna, per euro 54.933,32. Il risultato di amministrazione di euro 657.230,49 concilia con il risultato della gestione dei residui e della gestione di competenza
ed è stato correttamente suddiviso secondo quanto previsto dall'articolo 187,1 del testo unico degli enti locali. Il patto di stabilità per l'anno 2012 è stato rispettato anche il limite di indebitamento secondo quanto previsto dall'articolo 204 del TUEL, di fatto l'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti è inferiore all'8%, che è il limite previsto dal citato articolo, e precisamente per l'usile del 6,73%. La spesa del personale rispetta sia il limite previsto dall'articolo 1,557 della legge 296 del 2006, quindi è inferiore alla spesa dell'anno precedente, e rispetta anche il principio della riduzione della spesa. La redazione del conto economico e dello stato patrimoniale, nella redazione di questi due documenti sono stati rispettati sia i principi di competenza economica, e per quanto riguarda lo stato patrimoniale sono stati rappresentati correttamente i rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza dell'ente. Nell'anno 2012 l'ente rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell'Interno in data 22 febbraio 2013. Una novità rispetto all'anno scorso è stata introdotta dall'articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012 del 95, che ha previsto la predisposizione di una nota informativa contenente la verifica dei rapporti di debito e di credito reciproci tra l'ente e le società partecipate, e i risultati conciliano. Pertanto, al termine della mia relazione, a seguito di tutte queste verifiche, ho dato un parere favorevole all'approvazione del consuntivo 2012. Grazie dottoressa Bressan. Utile sul chiarimento. Ci sono osservazioni, integrazioni? Ci sono domande per la professoressa, ovviamente la liberiamo. Sì, stavamo parlando di quello, no, mi pare di no. Non ci sono domande, quindi la dottoressa Alessandra ringraziamo della sua partecipazione al Consiglio e le auguriamo buon lavoro. Assessore, possiamo... Servono ancora le slide? No, volete, avete delle domande sulle slide? Posso togliere tutte? No, non sono proprio uguali. No, no, ci vuole che confrontiamo. È un lavoro di una certa complessità, non mi dica così come non la vedo. No. Com'è?